Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qua per fare una tier list. Andremo a classificare tutte le coppie effettive e non dai libri della saga del Trono di Ghiaccio e di ACOTAR di Sarah J. Maas. Questo video contiene spoiler di tutti e 8 i libri del Trono di Ghiaccio e di tutti e 4 quelli di ACOTAR, quindi anche ACOSP. In questo video invece non compariranno personaggi, ship, eccetera eccetera, di Crescent City, che tra l'altro io non ho letto, quindi assolutamente non posso farvi spoiler. Se non avete ancora letto un libro di queste due saghe, vi consiglio di non guardare questo video, magari salvatevelo da qualche parte e ritornate a guardarlo in un secondo momento. Se invece non avete mai sentito parlare di queste due saghe, vi consiglio assolutamente di leggerle, vi lascio qua sopra delle schede alcuni video. Prendiamo il computer e cominciamo subito. Ok, questo è il mio computer. Allora, questa è la tier list, vi lascerò il link qua sotto in info box. Sarah J. Maas Relationship Tier List Maker. Allora, ho scelto questa qua perché qua sotto ci sono i nomi dei personaggi, delle coppie. Categorie sono Written in the Stars, ovvero scritto nelle stelle. Andate assolutamente a prendere un braccialetto dell'amicizia luminoso adesso. Avevate del potenziale, bene per voi, come se non esistesse in sintesi. Direi di non aggiungere altro e cominciamo subito. La prima, Aileen e Rowan. Allora, loro sono la mia coppia preferita del Trono di Ghiaccio, la mia coppia preferita di tutti i libri della Maas, li adoro. Quindi vanno decisamente in Written in the Stars. Adoro la loro coppia, li shippavo già da il metà del terzo libro del Trono di Ghiaccio, ovvero La Corona di Fuoco, li adoro. Adoro il loro rapporto, adoro Rowan, mi piacciono un sacco i loro personaggi, sono la mia coppia preferita e no, semplicemente li adoro. Poi, Aileen e Ferris. Allora, questa è una ship che si vede nel settimo libro, io non li ho mai shippati. Cioè, li ho sempre visti come ottimi amici, lui fa parte della sua corte, ma niente di più, io non ci ho mai visto niente di romantico. Li ho sempre visti come ottimi amici, anche e soprattutto per quello che hanno vissuto, ma io non li ho mai shippati. Quindi direi di metterli in... as if, perché io effettivamente non li ho mai visti insieme. Poi c'è Elena e Chaol. Questa è una coppia che c'è effettivamente all'inizio del secondo, mi piacevano, ma non più di tanto. Direi che avevano del potenziale. Si capiva che era una storia che non poteva durare e non mi hanno mai fatto impazzire. Poi abbiamo Celaena e Dorian. Allora, nel primo libro del Trono di Ghiaccio io shippavo Celaena con Dorian. Cioè l'avrei preferita con Dorian e invece lei si è messa con Chaol, però io la preferivo con Dorian. E quindi questa in realtà è una storia che non c'è mai stata ma che io avrei voluto. Capisco che non potevano stare assolutamente insieme per un miliardo di ragioni, ma ce li vedevo. Direi che anche loro avevano del potenziale. Poi, Celaena e Sam. Una storia decisamente triste, strappalacrime, ma io Sam non mi ci sono mai affezionata più di tanto. Direi good for you, cioè buon per voi, perché io Celaena e Sam, sì, stavano bene insieme, ma niente di che. Poi, Aedion e Lisandra. È una coppia davvero bella, che mi è piaciuta, anche se all'inizio del settimo libro... prima uno, poi l'altro, insomma, hanno fatto dei casini. E questi direi che li mettiamo nel braccialetto dell'amicizia, però insomma, nella seconda riga, perché effettivamente sono una bella coppia, stanno bene insieme e sono molto carine a volte, molto dolci. Poi, Chaol e Irene. Chaol e Irene, coppia molto discussa, l'ho parlata anch'io nel book talk che vi lascio qua sopra nelle schede. Ed è una coppia che, sì, sta bene insieme, sì, sono carini, sì, finalmente Chaol si è trovata la ragazza, però, insomma, non mi hanno mai fatto impazzire. Ma proprio perché il personaggio di Chaol a me non ha mai fatto impazzire di base. Diciamo che avevano del potenziale, che probabilmente è stato anche sfruttato, ma non mi interessava più di tanto.
Dorian e Sorsha direi. Allora, coppia che dura per un libro circa, carini, stavano bene, aveva senso, mi è dispiaciuto per lei ma anche per lui, e direi di metterli in Good for You perché non mi hanno mai fatto impazzire come coppia, carini, ma niente di che. Poi Dorian e Manon, coppia discussa, tra l'altro l'unica che alla fine della saga non si è messa insieme, l'unica. E non li ho mai visti particolarmente bene insieme all'inizio, ma poi la cosa acquista un qualche senso. Direi che anche loro avevano del potenziale. Poi, Lorcan ed Elid. Sono due personaggi così diversi, ma che allo stesso tempo stanno così bene insieme. All'inizio magari non più di tanto, ma poi stanno davvero bene insieme, quindi li metterei nel andate a prendervi un braccialetto dell'amicizia. Poi Rowan e Lyria. È una storia triste, strappalacrime, che perseguita Rowan da 200 anni. E carini, ma niente di che. Anche qui direi che li mettiamo in Good for You. Come ce l'hai nel Sam? Ultima, dal Trono di Ghiaccio, Nox e Aelin. Io questa non me l'aspettavo in questa tier list perché io non li ho mai shippati. Minimamente. Quindi anche loro in as if, perché non ha no senso. Cioè, sì, amici, ma non poteva esserci niente di più. Io non ce l'ho mai visto. Ma anche perché lui se ne va a un certo punto nella competizione del primo, quindi come? No, assolutamente no. Cioè, ok, carini, amici, ma non ho mai pensato che nel primo libro ci sarebbe stato del romance, infatti non c'è stato praticamente nullo. Ok, adesso passiamo a quelli blu, ovvero quelli da Akotar. Il primo è Fair e Rhysand. È inutile dire che loro sono la mia coppia preferita da Akotar questa volta, mia seconda coppia preferita della Mass. E no, semplicemente Written in the Stars, scritto nelle stelle, più o meno letteralmente, soprattutto considerando la famosissima citazione da Akomaf. E io li adoro, cioè mi piacciono tantissimo, la loro storia d'amore è davvero bella. Poi Rhysand che le lascia sempre la possibilità di scegliere, di decidere, non la tiene mai rinchiusa, non la tiene mai in gabbia, è una storia d'amore davvero bella e adoro, li adoro, sono davvero bellissimi insieme, sono molto dolci e li adoro, cioè in Akotar tu la shippi tantissimo con Tamlin, poi però scopri che Tamlin è semplicemente una bruttissima persona e che Rhysand in realtà sembra cattivo ma non lo è e che è in realtà, tra l'altro papà, la cosa dei compagni va bene, ci sta, ma andiamo oltre, sono semplicemente molto molto fatti l'uno per l'altra. Fair e Tamlin! Tamlin, caro mio. Allora, Tamlin, che nel primo lo adoravo, cioè nel primo Fair e Tamlin stavano benissimo insieme, erano la coppietta perfetta. Poi nel secondo volevi prendere a schiaffi Tamlin, per non dir di peggio. Poi nel terzo a volte lo vuoi prendere a schiaffi, ma poi capisci che in realtà Tamlin un cuore ce l'ha. Nel quarto è è nella sua forma bestiale tutto il tempo e c'è Rhys che cerca di tirarlo su e un po' quasi ti dispiace per Tamlin. Per cui alla fine Tamlin per me è un personaggio, ok, non lo adoro, ma neanche, sai, una bruttissima persona. Direi che è un po' neutro perché sì, ha fatto tante cose brutte, ma si è provato un po' a riprendere. Torniamo però a parlare della coppia Fair Tamlin, che del primo libro, secondo me, stavano bene. Stavano davvero bene insieme, nonostante poi Tamlin, soprattutto il regno sotto la montagna, lascia un po' a desiderare. Però poi già da Akomaf, ecco, no, stavano malissimo. Quindi non so se metterli in Good for You o As If, perché effettivamente nel primo stavano bene. Però dire buon per te con Fair nel secondo direi di no, quindi lo mettiamo in as if, come se non esistesse. Poi Cassian e Nesta, i Nessian, protagonisti di Akosf, quindi la corte di fiamme argente, d'argento e argento, ne abbiamo già parlato nel wrap-up che vi lascio qua sopra nelle schede. Stanno davvero bene insieme, sono una coppia davvero particolare e
Però secondo me non sono come Fair e Risand, io li metterei nella seconda riga, ovvero questa cosa lunghissima che riassumo in braccialetto dell'amicizia. Poi Azriel e Mor. Allora, Azriel e Mor io li shippavo tantissimo nei primi due di Akotar. Stavano bene, mi domandavo perché Mor continuasse a tenerlo a distanza e il motivo ci arriva in Akowar. Un po' forse buttato lì, un po' forse gestito male. E quindi abbiamo capito che è una storia, insomma, che non può andare avanti. È una storia che però Mor dovrebbe chiudere, perché attualmente Azriel si trova in una sottospecie di pentagono amoroso, se consideriamo anche Elaine, se consideriamo anche Gwyn, eccetera, eccetera. Quindi direi che good for you, cioè buon per voi. Poi Azriel ed Elaine. Allora, ship che c'era già con Akowar e che con Akosf secondo me ha raggiunto livelli parecchio alti. Elaine però è la compagna di Lucien. E in tutto questo casino enorme che gira intorno alla relazione, alla loro pseudo relazione amorosa, io preferisco Azriel con Gwyn ed Elaine con Lucien. Per cui loro due sì, carini, stanno bene insieme, ma non so se effettivamente questa coppia la vedremo nel quinto o più avanti nella saga di Akotar. È possibile, ma io li vedo bene solo fino a un certo punto. Quindi direi, you've got potential, avevate del potenziale, ma basta. Amarin e Varian stanno bene insieme. Li vediamo relativamente poco. La loro storia è conclusa, vanno benissimo così. Braccialetto dell'amicizia anche loro. Azriel e Gwyn, ecco, come vi dicevo, io preferisco Azriel con Gwyn, quindi anche loro braccialetto dell'amicizia, perché secondo me loro stanno bene, stanno davvero bene insieme, anche se effettivamente li abbiamo visti interagire poco, me ne rendo conto. Spero che il quinto libro di Akotar sia dal punto di vista di Azriel, così anche questa cosa la risolviamo. Poi Lucien ed Elaine, anche qui hanno parlato pochissimo, lei passa il tempo a ignorarlo, lui invece ci prova, insomma, quantomeno a parlarci. Però, insomma, la situazione non è ancora arrivata da nessuna parte, perché lei continua a ignorarlo. E lui, poverino, continua ad essere ignorato, ad essere praticamente frienzionato male. E io invece li vedo anche abbastanza bene insieme. Quindi andrei di braccialetto dell'amicizia. Poi Tamlin e Yante. Non sapevo esistesse questa ship. Tamlin e Yante. Cioè, Yante è la sacerdotessa opportunista, antipatica, poco simpatica, per non dire di peggio, che si vede in Akowar. E che essenzialmente vorremmo tutti pigliare a schiaffi da pagina 1. Forse insieme potrebbero anche stare bene, effettivamente, visto che non sono due personaggi molto attenti ai sentimenti degli altri, per così dire. Però io non ho mai visto del romance tra loro due, non ho mai visto niente di più, non li ho mai shippati, quindi anche loro as if. Povero Tamlin, non lo stiamo shippando con nessuno. Che io speravo, spero in realtà, che per Tamlin arrivi qualcuno, perché poveretto, cioè, ok, ha fatto tante cose brutte, però spero che qualcuno gli arrivi, cioè, che non dico che trovi la compagna, però che, insomma, magari si risollevi, non dico che trovi l'amore, però spero che qualcuno arrivi per Tamlin, perché poveretto, davvero, è una pessima situazione. Ultima coppia di questa tier list, Feyred e il Suriel. Feyred e il Suriel? Cioè, ok che tutte le volte che Feyred cerca di catturare il Suriel, lui si fa catturare nel giro di 2 ore, e invece tutto il resto del mondo manco più ci prova. E in effetti la coincidenza è un po' buffa, e lui a dirle metà delle cose di cui ha bisogno. È un personaggio che io, il Suriel, lo adoro, cioè un personaggio davvero bello, ma non li ho mai shippati, cioè non c'è mai stato del tenero tra loro due, non c'è mai stato del romance, cioè tra l'altro lui a dirle che Rhys è il suo compagno, quindi no. Del romantico non ce l'ho mai visto, amici, se così possiamo considerarli, ma direi di mettere anche loro in as if. Ok, la tier list è conclusa.
Questa è la tier list. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra coppia preferita di Sarah J Maas. Per questo video è tutto. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video. Vi ricordo che qua sotto in info box trovate come sempre i link al mio Instagram e al mio Goodreads. Vi ricordo di seguirmi anche lì. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!